A olio in tavola, olio e salute, una parte molto importante che ormai da anni è portata avanti con soddisfazione ma anche con successo dalla dottoressa Cinzia Chiarion. Olio e salute non solo, ricordiamolo in questo appuntamento di Olio in Tavola, ma anche un sito internet unico in tutta la nostra Italia, quindi è una cosa interessantissima. Ma ogni anno c'è una proposta diversa per mostrare come l'olio veramente sia fondamentale per il nostro benessere. Quest'anno? Quest'anno infatti siamo arrivati al sesto appuntamento e ho pensato di affrontare il tema appunto dei dolori articolari. Come l'olio appunto possa aiutare a prevenire la sintomatologia legata appunto al dolore articolare, anche perché ci sono delle evidenze scientifiche che dimostrano appunto, poi ce lo dirà infatti il dottor Scrobe, che l'olio assunto nell'ambito della dieta mediterranea può prevenire l'infiammazione legata alle articolazioni. Per fare questo infatti quest'anno ho invitato il dottor Fabio Scrobe, che è ortopedico che lavora a Firenze, che oltre ad essere un eccellente direi medico è anche un grande estimatore dell'olio extravergine di oliva. Il dottor Scrobe si occupa in particolare delle protesi al ginocchio e della parte riabilitativa. Quindi poi oggi pomeriggio sentiremo appunto cosa ha da raccontarci. La cosa bella è dolori articolari, no grazie, attraverso l'olio. Dottor Scrobe, ma è vero oppure è soltanto una panacea? No, è una, diciamo che dal punto di vista scientifico ci sono delle evidenze che nell'olio d'oliva extravergine ci sono sostanze che sono simili a antinfiammatori che vengono usati normalmente per la cura delle patologie articolari e che quindi a livello di prevenzione del fenomeno artrosi o patologia degenerativa articolare, indubbiamente l'uso dell'olio d'oliva insieme alla dieta mediterranea è una delle cose che più di altre possono prevenire il problema, associate a altri aspetti di diciamo igiene della vita comune di tutti i giorni, e sicuramente quindi in prevenzione questo è vero. Certo, la patologia poi conclamata, cioè chi non è stato attento prima, diciamo, dovrà affrontare poi il problema in altro modo. Sto pensando quindi che chi assume più olio ha una lubrificazione in più, per dirla in parole povere, lei che si interessa di ginocchia, poi alla fine è così. In poche parole è vero, questo non è valido solo per quanto riguarda le articolazioni, è valido un po' per tutto l'organismo. Ci sono proverbi antichi toscani che ne diano di tutti i colori, dove l'olio c'è sempre. Poi nella storia, gli antichi, i greci, i romani, ma nella stessa religione nostra, cattolica, cristiana, l'unzione, l'olio, cioè ha un aspetto da una parte magico, da una parte rituale e dall'altra ora si può dire anche scientificamente dimostrabile. Bene, allora quali sono le articolazioni più colpite per cui stiamo attenti? Io scherzando una volta si diceva che per curare il cuore e la nostra circolazione bisognava camminare tanto, poi quando dicevano queste cose io dicevo a tutti sì, ma dopo state attenti alle articolazioni perché va a finire che dovrete curarvi poi le varie articolazioni, non so se ho sbagliato. No, cioè questo è vero, l'aspetto fondamentale diciamo è che il movimento fa sempre bene, questo per l'artrosi, per l'osteoporosi, per qualunque tipo di patologia che può interessare la struttura articolare. È vero che se uno si muove, cammina e c'è un eccesso di peso, le cose si sciupano prima. Perciò è diciamo, rilevante il controllo del peso. Però il movimento di per sé non fa altro che bene, perché l'articolazione si lubrifica proprio grazie al movimento, è stata fatta per quello. Quindi se la lubrificazione c'è è perché c'è il carico che piano piano produce questo aspetto. Senza carico si fa come gli astronauti stanno un anno nello spazio e tornano giù tutti diciamo, mezzi acciaccati. Ora l'aspetto del carico è un aspetto fondamentale dal punto di vista della lubrificazione, dell'ossificazione dell'osso. Il problema è quanto carico ci deve andare sopra. Quindi se uno pesa tanto è chiaro che in moto fa bene entro certi limiti, entro certe attività fisiche. Può essere camminare, può essere andare in bicicletta, non può essere certo quello di correre.
se uno ha un peso minore si può permettere più cose, però il movimento fa bene nell'un caso o nell'altro. Ci sono studi che dimostrano che una cellula della cartilagine sottoposta a eccesso di carico si sciupa, sottoposta a un carico giusto mantiene, diciamo, le sue capacità per più tempo, non sottoposta al carico sicuramente si sciupa uguale, quindi siamo nel mezzo. Però ha detto una cosa importante prima la dottoressa Chiarione, ha detto è anche un cultore dell'olio, domanda, olio buono? Dell'olio buono, olio extravergine oliva, solamente extravergine d'oliva, e io personalmente prendo solo quello. Poi mangiare, il cultore dell'olio, cultore del mangiare, del bere, quello in tutti i sensi esagerato, però mi difendo. Ma quello per dire anche che se dovete scegliere dell'olio come naturalmente sistema curativo e preventivo, deve essere sempre un olio di qualità. Di qualità, non è sufficiente che sia extravergine, ma deve essere un extravergine ad alto contenuto di polifenoli, perché sono proprio i polifenoli, cioè quelle sostanze che hanno un'azione antiossidante, antinfiammatoria, antitrombotica, che svolgono l'azione appunto benefica. Quindi l'olio è un alimento funzionale, cioè un alimento che ingerito in giusta quantità apporta notevoli benefici alla salute. Bene, allora io ho capito una cosa, che il dottor Scrobe sarà Poggio Tondo con Valloni, e in questo caso Poggio Tondo per quanto riguarda l'olio. Poi non so se per quanto riguarda poi un buon bicchiere di vino, che si dice almeno un bicchiere di vino fa anche bene alla salute, sia un C66 oppure un Poggio Tondo e le rancole, cioè da una parte Cinzia Chiaron e dall'altra parte il Massarte, o un avvocato o un medico, chi sceglie? No, bisogna stare a metà qui, non si può, perché sennò in effetti... Bene, a voi naturalmente olio e salute sui siti internet per scoprire proprio questo viaggio nell'olio intorno alla salute.